Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la serie dedicata a Farming Simulator Ritorno alle origini parte seconda. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione trovate il link per seguire i miei canali social, un link che vi permetterà di acquistare Wondershare Filmora scontato del 5%, oltre naturalmente a poter acquistare tutti i prodotti della Filmora, della Wondershare, quindi non solo prodotti per PC ma anche per dispositivi mobili. Saluto e ringrazio tutti coloro che ieri, ovvero nell'episodio precedente, mi sono venuti a fare compagnia, ma anche coloro che naturalmente hanno guardato offline questo il video precedente. Allora ragazzi, innanzitutto dobbiamo fare un piccolo spostamento. Infatti dobbiamo portare le casse con l'uva dall'area industriale, la dobbiamo portare alla produzione di vini, di succo d'uva. Quindi oggi facciamo quest'altro po' di logistica. Naturalmente saluto l'amico Neo Fernbus, l'amico La Zappa Storta, l'amico Moreno, Crystal, Dennis, Gaspari, la mitica Gaia e tutti coloro che naturalmente, come al solito, vengono a farsi un giretto da queste parti. Allora, qui intanto abbiamo ancora i campi sul quale dobbiamo raccogliere, fra le altre cose, girasoli, tutte queste cose qua. Quindi vedremo anche un attimino come gestire questa caus. Allora accendiamo i lampeggianti, ecco qua. Allora quindi prendiamo, oggi facciamo un esperimento. Questa mod della produzione del vino non la trovate nel mod hub ufficiale, ma vi ricordo che la trovate in kingmods.net. Nel frattempo è Tuz, Sofia e tutti i cavallozzi, ecco, ci hanno fatto una piccola tiratina di cresta. Vai, inizia a caricare. Ok, allora innanzitutto però consentitemi di fare una scuccatella di mani a tutti voi, ecco perché non abbiamo inaugurato la scuccatella de manos. Tuzze tuzze, come dice il mitico Moreno che salutiamo naturalmente. Willa, carissimo, buon pomeriggio. Ma proprio a te stavo pensando. Dici la verità, ti fischiavano le orecchie, perciò sei corso qua. Eccolo qua, senza quello abbiamo accolto il nostro Moreno. Mi raccomando, amici di YouTube, ma anche di Twitch, passate nel suo canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche, ovviamente, come sempre. Salutatelo da parte mia, ovviamente se il regolamento lo permette, del suo canale Twitch, non ricordo, comunque, eventualmente iscrivetevi anche nel suo canale YouTube. E mi raccomando, là sì che potete farlo tranquillamente. Per cui penso che potete salutarlo da parte mia. Come al solito sto facendo il ride. Ah, e vabbè. Oggi in realtà
Ho iniziato un po' più tardi, a parte perché ho dovuto rivedere le impostazioni grafiche qua. E quindi è stata anche questa cosa qua. E poi perché ero un po' indeciso se portarla avanti o meno la serie. Così ho detto, ma sa che c'è di nuovo? Mo la porto avanti la serie. E andiamo avanti. Quindi oggi, caro Moreno, manderemo avanti un po' la produzione del vino di quella mod di cui ti ho parlato. Sto portando, ovviamente sto sperimentando per vedere se le serre, quindi i prodotti delle serre, in casse queste grosse, sono compatibili, quindi accetta il carico. Poi ovviamente ho messo anche un silos per stoccare l'uva, quindi tutto quello che ci avanza lo andiamo a stoccare alle spalle della struttura, dove ovviamente noi troveremo il silos, diciamo così, il silos. Allora, visto che c'è Morino, entriamo dall'ingresso principale. Ora, fra poco, si dovrebbe sentire. Allora, visto che c'è Moreno, ragazzi, facciamo l'ingresso nell'ingresso che poi sicuramente qualcun altro ci copierà. Oppala, allora, dietro va bene. Quest'ingresso qui è bello di sera, beh, che forse riusciremo a farci anche una capatina, perché mi sembra che stia anche calando la luce, quindi scusate, si dovrebbe anche intravedere. Azienda vinicola bio per Bacco. Op Bacco, sto levitante. Op Bacco. La mappa è come laghe. E tunzi tunzi ale, tunzi tunzi ale. Vediamo. Vediamo un po', ha fatto il pieno? Vediamo un attimo, allora. Oh, vabbè che stiamo anche 5 per, quindi ci sta che praticamente si va a fare tutta la situation comedy della situazione, e tu sei lì. Per gli amici di YouTube, vi invito a passare nel canale di Morino perché oggi ha portato una serie dedicata a Ranch Simulator. Caro Morino, devo essere sincero, quel giochino, lo sai, dal grande potenziale, a quanto pare gli sviluppatori lo stanno e lo hanno anche potenziato, perché ho visto le impostazioni grafiche. Everyone. There is only 30 minutes of daylight left. Please plan accordingly. Dicevo che ho visto le grafiche, hanno fatto veramente un grandissimo salto di qualità, eh. Chapeau, come dicono quelli che parlano protobello, i francesi. Etus, etus. Ale, Moreno ale, Nettuzza ale, nel dubbio scipolem. Comunque. Dobbiamo ancora capire what's up, come dicono quelli che parlano protobello, ovvero cosa è successo. Ma prima di tutto però dobbiamo vendere il vino, perché dovete sapere, amici di Twitch, ma anche di YouTube, che purtroppo a causa di un cambiamento del gioco, purtroppo ho dovuto rifare Parsia Mount
la situazione. E quindi va bene, abbiamo, senza quello abbiamo comunque recuperato alcune mod che mi servivano. Ecco qua, allora vediamo succo d'uva dove che ce lo pagano meglio. Allora, succo d'uva, uva succo d'uva, zucco d'uva, ecco qua. Allora, ce lo paga bene il supermercato. Ok, andiamo a portarlo al supermercato. Vai, vai Gigi, vai. Ci abbiamo un po' di movimenti logistici da fare oggi. Ui, come parla il mitico amico Fernbus e Neo Fernbus, che naturalmente ho salutato all'inizio. Oh yes, tuz tuz tuzzale, tuz tuz tuzzale, ma bando alle ciance, ciance alle bande, il gioco mi pare che sia anche stabilizzato, quindi guarda chi sta, capo, ehi, ciao, mia, permesso, scusate. Scusate. Oppala. Vai Cici, vai. E già non andare storto però. Dobbiamo ovviamente iniziare a togliere qualche mod di qualche mezzo che non utilizziamo, anche perché la serie ormai è bella e che è avviata, quindi direi che possiamo anche iniziare a mettere lo stretto necessario, come canta la mitica Levante e la mitica Carmen Consoli, che salutiamo naturalmente, che manca sanno chi sono qui, giustamente, ma noi le salutiamo comunque lo stesso, perché buona educazione salutare quando si entra, quando si esce da un canale, così come ovviamente quando noi entriamo o usciamo da un negozio, ma più in generale in qualsiasi luogo dove ci sono delle persone. Vai, questo c'è il SUV. Laggiccia un pochettino, ma non è un problema. Allora, quest'uva qui la metteremo nella produzione de... là. Andiamo avanti. Mi sa che dobbiamo modificare ancora qua, e comunque ragazzi, perché ovviamente il progetto qui è ovviamente provvisorio, quindi fatemi sapere se avete qualche idea, scrivete nei commenti, amici di YouTube, cosa volete che io faccia in quest'area, in modo tale da renderla un pochettino più caruccia, diciamo più particolare. Allora, intanto mi sono scordato che devo andare al supermercato. Quindi, donc, nous allons au supermarché. Salut à tous les amis, aux amis, oh, et bienvenue dans ce canal. Merci pour avoir fait partir cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous inscrire, activer les notifications. Laissez un commentaire, voilà, j'espère que vous allez bien créer mes vidéos, voilà. And so, hi everyone, welcome to this video and welcome back to this live streaming. Don't forget to subscribe to this channel, switch on and click on the bell
Switch on all the notification, notifications. Senti parla la lingua. My tongue was not in the right place. Ok, 28.000. Right. Oh. Comunque questo trattoriello, ragazzi, veramente è qualcosa di straordinario. Straordinario. Perché anche molto compatto. Ormai lo stiamo utilizzando da 8 ore. Ci abbiamo fatto solo trasporti con questo trattoriello qua. E vai, e vai. Allora, mi sembra che abbiamo spostato quasi tutto. Allora, arrivati a questo punto, però, mi sa che dobbiamo rientrare. Sì. Dobbiamo però, dobbiamo prima andare a controllare come siamo messi con il cibo. Vediamo un attimo, perché allora questi stanno bene. Gallain, abbiamo capito che ok, mucche, beh, ok, quindi praticamente con il pastone, con la razione mista, tutti i parametri che noi vediamo qui nella schermata man mano aumentano. Ovviamente sto utilizzando la mais plus, quindi non so come funziona senza, quindi diciamo che fondamentalmente dovrebbe essere più o meno così. I cavallozzi ci siamo quasi, forse ci sarà qualche altro cavallozzo, vedremo. Ok, quindi facciamo una bella lavata al mezzo, perché fa leggermente pena. Sta proprio una zuzza. Saluto naturalmente tutti i moderatori degli altri canali che vengono a farsi una capatina in questo canale minore. Naturalmente, se volete qualche consiglio da parte mia, naturalmente sarò ben lieto di darvi qualche consiglio senza scopiazzare, eh? Ovviamente sono aperto anche, diciamo, a quegli streamer che magari sono come dire più conosciuti, che ovviamente se vogliono avere qualche consiglio obiettivo dal sottoscritto, sappiate che sarete sempre benvenuti, ovviamente nella massima discrezione, massimo anonimato, quindi non vi create problemi. E tunz e tunz. Ma detto questo, però, saluto naturalmente tutti quelli che in questo momento stanno guardando questo video in replica su Twitch, ma anche gli amici che lo stanno guardando su YouTube. Allora, mi sono accorto che manca la stazione di Pisa sulla situazione. Fa rifornimento? Ah no, no, qua mi ha fatto papà, aspetta. No, io, vabbè, 162 euro di carburante, voglio, esagerato, un po' caruscio.
Ok, Vin. Allora, qua però mi sa che dobbiamo... Dobbiamo far passare un po' di ore, no? Penso. Allora, intanto vediamo quale mezzo dobbiamo vendere. Dobbiamo pensarci un po', perché... The time is now 9 o'clock. Ok, thank you so much. So, come si chiama? Sofia? Malu? Valu? Vissimo. Valu, ça va? Qui, chi è che va? 91 sottolineatura VR Just Dim Sound Alert. Io parlo. Ui, Murino. Grazie, grazie. Sì, ma non c'è bisogno, non ti preoccupare, non devi pagare. Il pranzo è tutto offerto. Allora, vediamo un attimo qua come siamo messi. Allora, cibo, direi che ce n'è. Allora, va bene, nel frattempo noi ci carichiamo i pallet. Non ho capito perché qua mi fa questo effetto qui. Ah, ecco, è uscito a posto. Ok. C'era un problema, diciamo così, di sincronizzazione. Appicciale, usci. Accendi le luci. Capo. Oh, non si vede niente, non si vede. Scera miseria. Ah, ma sono fittizi ste luci. Quelle luci sono fittizie, voglio. Mi hanno quasi fregato. Allora, vediamo un po'. Ok. Oppala. Ci facciamo questo rifornimento alla fabbrica delle... alla situazione delle cose. Alla maglificio, come si chiama. Come sa che ci ribaltiamo, ci facciamo due risate. Oppla! Perché ho preso due pallette insieme. Facciamo una cosa molto spericolata. Spericolata! Facciamo così, voglio. Spostiamo un po' il carrellozzo più avanti, altrimenti qua... Poi ritroviamo tutte le situazioni. Grazie, grazie. Thank you so much. Che secondo me era la soluzione migliore. Ok, Moreno, grazie di essere passata. Spido, ma tu la maina pupilla pomeridiana la fai. Boh, vabbè, ci abbiamo anche orari diversi. Comunque, caro Moreno, grazie di essere passata. Ti auguro una buona carica pupilla, visto che è breve. E poi magari ci sentiamo, se non ci becchiamo qui, ci sentiamo sicuramente al solito posto. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Tunzi tunzi ali ali. E voilà. E quindi salutiamo il mitico Moreno che ci è passato a salutare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale House Canal House. Tuz tuz, ali ali. Questo era, mi sa che ci faremo due risate, ma due grosse risate. Mi sa qua ci ribaltiamo. Domani faccio prima, poi passo. Va bene, non ti preoccupare. Io. Non ti preoccupare, non sentirti. Oh, mannaggia, sapevo. Sono caduti. Facciamo così, voglio. Facciamo così, guardate, faccio vedere un trucchetto. Ecco qua, eh. Così evitiamo di fare i macelli. Vediamo se funziona. Oh, voglio qui, mi ci ribalta. Ribaltation, no ribaltation, please.
Oppala, mi sa che sto carrellino qua devo fare disinstallation. Ah, ecco. La situazione qua è un po' scomoda, ragazzi, perché c'è praticamente c'è il mezzo che sta quasi in discesa, anzi in realtà ha un lato che è pendente, quindi ci sta che comunque la situazione è un po' così. Oppala, diciamo lo screen scrot. Allora F11, questa così. Willa, carissimo, quale onore. E bonsoir, monsieur Lazar Pastortin, guaglioni. È arrivato il presidentissimo, guaglioni. Facciamo una bella scuccatella di mani. Dovrebbe esserci da qualche parte anche Mister Moreno, Mister Tunzi Tunzi Ali, ragazzi. Ecco la persona di cui vi ho parlato all'inizio, Lives. Mi raccomando, passate nel suo canale, attivate le notifiche, adesso mano sul petto e tutti quanti a cantare l'inno, vai, regia. Oh yes, oh yes. Oh ragazzi, quale onore avere anche il presidentissimo La Zappa Storta, ovvero colui che ha creato la mitica mappa Zappaland. Vai regia, fai una scuccatella de manos, vai. Ecco qua, abbiamo anche fatto gli onori di casa a Monsieur La Zappa Storta. Adesso però andiamo a fare una scaricata qua di pallet. Aspettate, lo facciamo una cosa, una cosa, vediamo se funziona. Ecco qua, ha funzionato. Ok, ok, allora andiamo a fare scarication la nation. Tutto bene, caro, carissimo presidentissimo e tuzzo e tuzzo. È sempre un onore averti qui, insomma, in questo piccolo canaletto, in questa canalina, come direbbe qualcuno. E sto cercando di portare avanti un po' questa serie qua. Saluta, ovviamente saluta anche il giovanotto di casa. C'è sempre il pensiero anche per lui. Mi sa che questo trattoriello qua non lo vendo, perché come ci sarebbe scritto nei meme troppi ricordi, no? Quelli di Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora, troppi ricordi, questo mezzo che in realtà è uno di quei mezzi che mi ha dato parecchie soddisfazioni, quindi un po' a malincuore, mi dispiacerebbe. Per il momento lo teniamo, poi vedremo più avanti. Nous allons voir tout à l'heure si je dois vendre ou pas ce tracteur là. Hélas, ogni tanto mi ricordo che facevo pure le livers in bilingue, trilingue. Appena poi posso passare, appena posso passo, fatto una mezza rima qua, cercherò di passare anche da te, così
vengo un pochettino a fare a farmi un po' di compagnia con le tue live. Allora, abbiamo detto, devo mettere la situazione. Allora, dov'è? Qua mi pare. Allora, trigger no, alt, sì, ok, poi prendiamo qua. Allora, adesso andiamo, facciamo un switch veloce. Ah, qua c'è ancora le fragolelle, il fragolelle giardino. Allora, andiamo nell'area che ho creato, un zuccherificio che ci produce la melassa. E qua ci manca l'illuminazione, ragazzi. E l'occasione è buona per poter iniziare anche a, fra le altre cose, a trovare la giusta illuminazione. Allora, a me piace più questa, sinceramente. Ma fanno poca luce. Quindi, uno qua, un altro bravo progettista, oltre al presidentissimo, la zappa storta, c'è anche Cayman Lorry, un altro amico streamer, e ovviamente vi invito anche ad andarvi ad iscrivere nel canale di MachoKing82, un altro carissimo amico che loro sì che sono The Farmers originale 100 e tuzzo e tuzzo. La fasci la miseria, 300 euro ogni lampione, una fasci la miseria. Questo lo mettiamo qui. Beh, già cambiata faccia. Mo metterei qua, vorrei, come ci mettiamo a mettere, come ci facciamo a mettere? Allora, dovrebbe esserci una mod che trovate sempre nel mod hub ufficiale che vi permette di posizionare le luci su delle superfici verticali. Si chiama light, insomma una cosa così. Allora, vediamo se le ho caricate intanto. Dovrei averle caricate. Sono piccole applicche, eccole qua. Voilà. Allora, questo, ecco. Interessante, ragazzi. Beh, ovviamente. Questo vola? Questo voleggia. E vediamo un po'. Questo è speso in aria. No, ragazzi, non va bene. Nisht, no buono, no good. Però questi si possono mettere da qualche altra parte. Aspetta, credevo che. Allora, aspettate un momento. Andiamo, risistemiamo un attimo qua. Perché forse un posto opposto dove metterlo, forse ce l'ho, glielo troverò. Vendi, che cosa ho venduto? Ok, quindi queste qua non si appoggiano, queste luci. Quindi prendiamo, si trovo. No, questo è troppo alto, ci vuole qualcosa di meno alto ma che faccia altrettanta luce. No, questo andiamo un po', questo e tu la faccia la miseria quando costa. Cancello, eccolo qua, 3 e 4. Allora, visto che l'abbiamo fatto così, mo qua mettiamo le luci, i lampioncini così,
uno sì e uno no. One for you, one for me, one for you, one for me. Zapation, zapation, etuz, alation, alation. Allora, questo lo mettiamo qua. Lo so, è irreale, però. Già. Mamma mia, quanto mi sta costando. Allora, sì, facciamo così, dai. Diciamo che non è proprio il massimo, però diciamo che sembra più una pista di atterraggio per gli aerei. Une piste d'atterrissage des avions pour les avions. Les avions. Mettiamo qui. Oui. Qui e di là coperto. Andiamo avanti. Allora, quest'altro di qua nel frattempo. Abbiamo fatto una mezza. Beh, dai. Mi sarei aspettato di peggio. Ah, manca qua. Sentite lo scorrere dell'acqua che vi fa venire voglia di fare tanta plin plin, di fare il pli pli, il plipliccio, la pipish. Questo è l'angolo in cui quando uno si vuole rilassare viene qua, fa e si rilassa. Ecco qua. E abbiamo reso anche. Fa una bella figura. A livello dilettantistico non è male. A livello proprio così. Dilettanti. Beh, allora. Diamo un'occhiatina. A che punto siamo con le produzioni qua, la melassa, a che punto sta? Vi ricordo che sto utilizzando la Mais Plus per questo genere di produzioni, che trovate ovviamente nel mod hub ufficiale, questa mod. Ok, allora qua sta, beh, giustamente ha già esaurito la situazione. Ok, questo è fatto, andiamo subito a vedere un attimino the mock. Allora, salute 40%, ovviamente stanno al 40% perché se vi siete persi l'episodio della transumanza, amici di YouTube, vi invito ad andarla a guardare, ovvero abbiamo spostato tutte le mucche da una stalla ad un'altra e quindi per questione di, diciamo così, di adattamento, se vogliamo definirle così, stanno un po' cacciacadelle, quindi man mano poi recupereranno lo stato di salute, si spera, scendo. Vi porto a vedere la seconda mod di nicchie che sto utilizzando in questa serie, che sono appunto questi queste barriere
barra dissuasoriche che praticamente scompaiono all'interno del terreno, che naturalmente trovate nel mod hub ufficiale. Mi raccomando, scaricate, utilizzatele, soprattutto cerchiamo di dare un bel voto, massimo del voto. Allora, qua dove si esce? Si esce? No, qua non si esce. E ne saltiamo. La cause. Allora, quindi qua tutto a posto. Andiamo. Arrivato a sto punto, voglio, io direi di far passare la nottata. E magari raccogliamo pure un po' di... Ah, c'ho da spostare il succo d'uva qua, a proposito. Vediamo un po' se ha prodotto vino a sufficienza qua, anzi, mosto. Andiamo a riempire la cisterna. Ovviamente questa mod non la trovate nel mod hub ufficiale, la mod questa della struttura della produzione del vino, così suddivisa in settori, la trovate in fs22mods.com. Allora, spostiamo subito il vino, vediamo un po' quest'altro, questa cosa dove si deve scaricare, se qua, ma mi pare dall'altra parte. Sì, dovrebbe essere qua dietro, il sul trigger barra cosa numero 2, poi single straight. Questa è l'azienda agricola Bio per Bacco, che naturalmente parafrasa l'azienda agricola I Piani Bio, che adesso naturalmente vi mando lo spot pubblicitario e vi ricordo di visitare il sito www.ipianibio.it. vai regia, manda lo spot. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Esatto. Allora, un attimo soltanto, ragazzi, che mi muto un attimino. Eccoci qua, scusate, ma era una chiamata abbastanza importante, quindi vi chiedo scusa anticipatamente per questa distrazione. Allora, quindi per gli amici, naturalmente visitate il sito www.ipianibio.it. Ok, andiamo avanti con
l'esportazione qua. Mi sa che la prossima, appena ci abbiamo l'occasione, dobbiamo dedicare un episodio all'azienda agricola per Bacco. Vabbè, qua ci ingastriamo. Allora, il trigger mi ha detto che è il 3. Ok. O trigger. Vediamo un po'. Forse è pieno? Vediamo un po'. Sì, mi sa che è pieno. Ok, allora lasciamo il mezzo sulla posizione qua. Nel frattempo vi faccio vedere, questa è una mod che trovate nel mod hub ufficiale. È praticamente un silos per l'uva, quindi sarà possibile stoccare l'uva in eccesso, cioè l'uva che avanza, che non riesce a portare la produzione avanti, la si può tranquillamente stoccare qui all'interno di questo silos, e poi ovviamente in un secondo momento si potrà andare a prendere e all'occasione quindi produrre il vino, quindi pardon, il succo d'uva, le jus de raisin. Dunque. Allora, quindi abbiamo fatto questo. Adesso, quasi. Andrei a dare un'occhiatina, perché avrei l'intenzione di fare una cosa un po' particolare. Però, ci abbiamo da studiare una caus, quindi io direi, arrivato a questo punto, facciamo arrivare il giorno e trebbiamo, perché ci abbiamo ancora da trebbiare la situazione. Inizierei quasi dal mais qua, visto che ci abbiamo il mais, ma ci abbiamo anche un po' di cose da raccogliere. Quindi andiamo subito, facciamo così, andiamo allo switch e andiamo alla casina, alla casetta, e si va a dormire. E si fa... Se funziona. Ah, dobbiamo entrare giustamente. Oppala. Allora, dormi fino alle 7. Fammi fare una liscia carcarozza. Ok, allora. Chiudi la porta. Quale mezzo ci abbiamo a disposizione? Nessuno. Dai, che prossimamente dobbiamo. Ci abbiamo un sacco di uova da raccogliere. Ne abbiamo veramente tanta qua. In parte la utilizzeremo per la produzione di cereali. Sì, per l'uvetta. Quindi, e parte ovviamente la utilizzeremo per la produzione del vino, dove siamo stati poco fa. Allora, adesso andiamo, prendiamo il nostro merlo e iniziamo a portare giù le lame per la trebbiozza. Quindi ci prepariamo a fare il primo raccolto ufficiale, se non ricordo male, di questa serie. Allora, il merlo dove che sta? Merlo, eccolo qui, merlo. Dunque, tu beau farmer. Allora, donc, appoggiamo un moment la pinza per le balle di fien insilate e tous. Perfetto. Ma adesso andiamo a prendere l'adattatore per tirare giù
La lama di questa mod, che questa mod qui. Giustamente si è girato al contrario, quindi noi facciamo così. So che non è proprio il massimo, però. Oh, la prendi? Ecco qua. Adesso ci facciamo due risate. Vediamo un po'. Ci ribalteremo o non ci ribalteremo? Bella domanda. Allora, per allungare, così qua, secondo me ci ribaltiamo, Altrimenti, no, qua dobbiamo utilizzare il suo metodo, quello giusto. Allora, vediamo se mo mi ricordo e non faccio un guaio. Dunque, allora, questo come fa? No, dobbiamo andare dall'altra parte. No, oh, ma com'è? What's up, my friend? Ecco qua. Poi si incasina tutto. Pop, pop, pop. Mamma mia. Liberiamo subito la lama qua. Comunque a breve questa mod ovviamente la sostituiremo con un'altra mod che trovate nel mod hub ufficiale. Quindi metteremo un'altra mod di quelle un pochettino, credo, un po' più leggere. E soprattutto speriamo di riuscire a passare in quella. Vabbè, ce la facciamo. We can pass in that point. Alright, vai giù. Questo quasi quasi glielo lascio là vicino. Ecco qua. Apriamo l'anno con queste tre viature. La trebios. La trebios. Oui. Si è incastrato. Je me suis incastré. Et tu sais, tu sais aller. Ecco qua. Allora, CTRL S mi va. CTRL C, sì. Poi ALT S. Ecco qua, ALT S, perfetto. Ok, mettiamoci così, poi. Anzi, quasi quasi lo facciamo così a occhio e finalmente abbiamo iniziata la nostra prima trebbiata della serie, credo, se non ricordo male abbiamo fatto solo questo, il mais, jamais, jamais, come dicono i cugini francesi, le cousin francesi, come dice le cousin francesi.
E oggi abbiamo fatto, diciamo, parzialmente qualcosa di differente. Ho in mente un bel progettino che ovviamente per il momento non posso dirvi tanto, però se volete sapere di cosa si tratta, mi raccomando, passate a salutarmi. Allora, CTRL S, mettiamo quello a dritto, capezzagna, imposta, ok, perfetto. Andiamo avanti. Nel frattempo abbiamo scelto un campo un po' particolare perché è abbastanza strettino. Passiamo e vai. Questo strappa sempre quando va a fare la manovra di attacco. Va sempre mezzo storto. Ci facciamo questo cambosso qui, poi naturalmente ci congediamo, perché il tempo a nostra disposizione è volato via e quindi bisogna anche andare anche in real life, quindi sono un po' di cosa succede da fare, quindi approfitto naturalmente per salutare e ringraziare l'amico Moreno che è passato a salutarmi, il Monsieur le Président Les Apastort, che ci è passato, ci ha onorato della sua presenza. Ringrazio, chi altro devo ringraziare? Ringrazio ovviamente La zappa storta ha appena usato 5 bit per fare il tifo. Grazie presidente, thank you so much. Una bella scuccatella de manos al nostro presidentissimo. Vai regia, facci una scuccatella di mani, vai. Stiamo andando, praticamente stiamo svoltando sopra vuoto, ma qua tante volte ci esce anche qualcosina. Ci siamo dimenticati questa fila, ma questa non la acchiappa però. Dobbiamo apportare un po' di modifiche a questa serie, ragazzi. Un po' di modifiche a questa serie. E quindi praticamente ci sarà, non dico uno stravolgimento, però ci sarà un cambiamento particolare, quindi gradualmente prenderà piede, diciamo così, ci sarà una diventerà una serie identitaria, quindi avrà una propria identità, non si baserà più, diciamo così, sulla serie originale di Farming 19, però cercando di mantenere quello che era lo spirito di quella serie fortunata di Farming 19, la riproporrò qui, sperando che ovviamente possa essere, diciamo così, gradita. Vediamo un po' quello che ci viene in mente. Quello faremo, vediamo un po'. Oh, che ha fatto questo? Ma questa è la ripiegata là. Ciao miseria. Dai, su. Ti spiega, vai. Sì, perché il comando per ripiegare la lama è quello per utilizzare la situazione qua del GPS, praticamente ai comandi simili,
per cui ogni volta che si schiaccia il pulsante si va ad interferire nella situazione. Anche questa mod purtroppo la dobbiamo abbandonare, questa della John Deere, però è stata una grande mod, ragazzi, veramente una mod straordinaria che ho avuto modo di provare, così come questa lama per pannocchie. Però dato che all'inizio l'avevo presa per fare un confronto con un'altra lama, poi ovviamente riproporrò questa differenza, quindi questa sfida, in un episodio sicuramente su YouTube, e quindi faremo un po' di confronti delle lame che ci vengono proposte nel Mod-Hub, la differenza sostanziale. Quindi se ci dicono che raccoglie un 10% in più di prodotto, per dire, andremo a verificare se effettivamente è così. Oui, John carissimo, buonasera e bentornato nel canale. John, in questo momento con noi dovrebbe esserci il super presidentissimo La Zappa Storta. Non so se lo conosci, però naturalmente gli faccio uno shout out, così magari, se non sei iscritto al suo canale, magari gli dai un'occhiatina, perché no, magari fai una piccola iscrizione, così insomma lui non ha bisogno di crescere, perché è un grande streamer. Però se non lo conosci, insomma, te lo presento e facciamo anche uno shout out a John. Ah, John anche lui gioca a Farming Simulator. Ottimo, facciamo una bella scuccatella di mani al nostro John. Vai, vai regia, che sto sempre praticamente. E quindi, caro John, stavo dicendo che farò un versus, una diciamo così, un confronto sulle lame per le trebbie che sono presenti nel Mod-Hub ufficiale, e vedremo se quello che promettono è solo un qualcosa per attirare l'attenzione, oppure se effettivamente quello che c'è scritto è vero. Io in realtà off camera ne avevo provata una lama, però per ovvie questioni, diciamo, organizzative, non l'avevo ancora portata in live, quindi farò prima un test su YouTube e poi ovviamente lo riporterò in live, in modo tale così da essere sicuro di non fare figuracce. Allora, qua io sto cercando il Turbo Star, ma Turbo Star raro sta? Ah, eccolo, sta là. Zappation. A proposito, qua devo mettere la stazione di Pisa. Ok, così. Allora, progettazione, no. Edifici, attrezzi. Allora, ne ho scaricata una dal Mod-Hub, che dovrebbe essere compattina. Allora, questa dovrebbe essere, la mettiamo qua, così abbiamo lo spazio di manovra per i mezzi. Ecco qua. Ah, poi ovviamente per chi si fosse perso l'episodio precedente, ho eliminato la vecchia stalla che stava qui e ho messo questo deposito frigo che trovate nel Mod-Hub ufficiale. È una mod che permetterà comunque, penso, di tenere non sparse
i pallet in giro sulla mappa, ovviamente vanno sistemati proprio come se fosse un deposito. Però vorrei lanciare un piccolo suggerimento agli sviluppatori di questa mod, ed è quella eventualmente di creare una sorta di autosistemazione, non so se si può dire così, insomma un sistema che permetta di mettere di dare un certo ordine ai pallet quando vengono inseriti là dentro. Sarebbe una cosa caruccia, però mai dire mai. Allora qua diciamo così, stiamo apportando alcune piccole modifiche a quest'area qua, che è l'area più vecchia di tutto il piazzale qua, di tutta questa struttura. Ok, diciamo così, a posto. Allora, mo facciamo il primo scarico, passiamo, pesiamo il mezzo e poi andiamo a depositare il mais all'interno del silos qua. Quando mais abbiamo? Allora, colza, erba, fino, girasoli, mais. Ah, ne abbiamo 335.000, quasi 336.000 litri. Quindi vedremo un attimino poi come poterli riutilizzare. Vedremo un attimino se ci sono mod che permettono di utilizzare il mais eventualmente con le galline, insomma, pure per variare un pochettino e non mettere solo nelle produzioni classiche. Vedremo eventualmente se qualche modder magari si inventa qualcosina, magari, che ne so, il latte di mais. Proposto, qua ho messo anche una mod che in pratica questa barra che voi vedete argentata lì d'acciaio è una, la trovate nel mod hub ufficiale, è un calibratore, se non ricordo male, per trebbia. Non ho ancora capito sinceramente l'utilità, però anche questa mod l'andremo a testare, faremo un confronto con e senza questo calibratore. Ho la vaga impressione che parte di questa la potremmo anche andare a vendere. Vediamo un po', se volessi vendere il mais, dove che mi offrirebbero di più? Mais, fabbrica cereali, questo no. Felsbrunn, no, direi di tenerla. La teniamo perché al momento non vedo la convenienza di vendere questo, che non ne vale la pena. E quindi oggi in soldoni cosa abbiamo fatto? Abbiamo liberato un po' l'area antistante dell'area industriale dai pallet che stavano messi lì un pochettino a casaccio, quindi abbiamo venduto due pallet di succo di uva, abbiamo portato alla filanda la lana delle pecore qua. Che altro abbiamo fatto? Poi abbiamo posizionato le luci nell'area
industriale dove ci sarà lo zuccherificio che ovviamente produrrà la molassa. E come sempre vi ricordo che questo funziona con la Mais Plus, quella mod. Poi abbiamo anche avviato, diciamo, in maniera ufficiale la produzione di vino qua, con la produzione singola, quindi non la produzione classica, ma con una produzione che, come anticipato, la trovate in kingmods.net e si chiama, vediamo un po' se riesco a trovarla. Produzione. Vabbè, aspettiamo prima che la trebbia arrivi a fondo campo, così evitiamo anche che si vada a fare un viaggetto al polo nord. Ok, 50% pieno. Dunque, vediamo un attimo. Vabbè, andiamo avanti. Va. Scusate, ma ogni tanto qua ci scherzetti. Quindi, oh, che ha fatto? Vai. Dobbiamo, nel prossimo episodio, dobbiamo fare un paio di cose importanti. Sì, Gaia è anche moderatrice di questo canale. La mitica Gaietta che saluta, la mitica Gaia. Ah, ma quindi è anche una tua, anche una tua moderatrice. È veramente una persona, una simpaticona, oltre ad essere anche una persona veramente una brava persona. E quindi abbiamo in comune una grande moderatrice. Approfitto naturalmente per salutare un'altra grande moderatrice del canale, che è la mitica Eliza, un'altra carissima amica che non vedo da un sacco di tempo, ma naturalmente facciamo una scuccatella di mani, alias un applauso alla nostra Gaia, ma anche alla nostra mitica Eliza. E tuz e tuz. E non so di dove, però la Eliza top number one, la super moderatrice, ragazzi, che non si muove una mosca che lei non abbia visto. Mi sa che qua, se siamo fortunati, riusciamo anche a raccogliere tutto il mais, perché mo qua dice che, fra le altre cose, viene pure a piovere qua, quindi è una macella. Non la conosco, però sicuramente è una grande moderatrice, un'ottima moderatrice. Diciamo che io non sono proprio un grande conoscitore di moderatori, però tutto sommato. Salutiamo la Eliza di Sorgi. Di Sorgi, che sarà tipo Leonardo da Vinci, che sarà la,
Le ha dato pure il nome d'arte. La salutiamo naturalmente, la Elisa, non so se è la stessa moderatrice, comunque la saluto affettuosamente, cordialmente, sempre massimo rispetto. Allora, vediamo, stiamo per pesare per la prima volta in assoluto 1,5. No, solo c'è un ragazzo che... Ah, ok. Allora salutiamo anche Sorci, così nessuno, come dire, se la prende, se piglia collera, come si dice da queste parti, non se la prende, insomma. Li salutiamo e le salutiamo tutte quante. Everyone, we say hello, thank you. E ovviamente i moderatori, le moderatrici sono la vera anima del canale, oltre naturalmente ai sostenitori, e grazie anche ai moderatori, insomma, che le cose vanno bene, oltre naturalmente vanno bene le cose anche perché ci siete voi, che siete persone educate e quindi sapete bene come mostrare la vostra educazione. io diciamo sono abbastanza, credo di essere una persona abbastanza tranquilla, boh. Ci sta che comunque ogni tanto può capitare una battuta un po' più particolare. Allora, questa è la Ellen Grant, solo che l'ho modificata un pochettino. Ma ti porto a fare un giro. Finiamo di trebbiare, poi ti faccio fare un giro così, un po' veloce. Ti faccio vedere un po' di cosucce che ho fatto io. Ok, allora questa praticamente è una... sto facendo un remake di una vecchia serie che portavo su Farming 19, che appunto si chiamava Ritorno alle origini. Praticamente è stata la prima serie che ho portato, che portavo la domenica mattina. In realtà quella... il titolo principale era Domenica Caffè in Farm, però poi successivamente, quando ho ripreso quando ho iniziato poi a giocare con Farming 22, per non tralasciare questa serie che era stata la mia serie fortunata, ho deciso, sotto consiglio, questo lo devo dire, sotto il consiglio di Presidentissimo La Zappa Storta, ma soprattutto di Jason Farmer, un altro carissimo amico che saluto naturalmente, gli facciamo un grande applauso. Mi disse: Dabba, scusa, quella serie di Farming 19 è stata una serie fortunata, perché poi fra le altre cose l'ho riportata quella serie di Farming 19 e faceva delle buone visualizzazioni. Lui disse: Dab, ma portalo su Farming 22, perché alla fine è una serie che, insomma, è abbastanza seguita. E quindi così ho fatto, e fortunatamente la serie, diciamo, non è sempre assidua con grandi visual, però sta andando abbastanza bene, considerando anche, diciamo, il sottoscritto non è che fa chissà quanti spettatori in live, quindi direi che è più che sufficiente. Sì, gioco da PC ovviamente, altrimenti ovviamente non avrei potuto moddare questa mappa e portare anche un po' di cose extra. Tu sei giocatore da console?
soprattutto il PC del presidentissimo qua, che è una bomba. Io in questo momento, per far girare discretamente farming, sto utilizzando anche la GPU, ovvero la scheda grafica integrata nella CPU. Chi mi gestisce un pochettino la parte di OBS, quindi diciamo che il grosso però se la gestisce la 1060. Come dice? Esatto, dalla scatoletta. Però c'è anche i piani gaming, che anche lui è giocatore di farming, anche lui gioca da console. A proposito di piani gaming, dunque approfitto per rimandare un altro atto allo spot pubblicitario dei piani bio. Naturalmente, se tutti quanti voi volete acquistare il vero cibo biologico italiano, vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it. Mandiamo lo spot, vai zio Dabbaro, sta, ecco qua, vai regia. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ah, finalmente anche lui allora si è deciso alla fine, meno male. Almeno da PC è tutta un'altra cosa. Quindi, caro John, dicevo, se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano, passa dall'amico I Piani Bio Umbria, ma lui ha il sito internet che spedisce ovunque il vero cibo biologico italiano, voglio. Stiamo facendo diventare, sta diventando international, I Piani Bio International a breve lo chiameranno, Mr. I Piani Bio. Quindi se vuoi acquistare, come dice lo spot, il vero cibo biologico italiano, super top al 100%, acquista tranquillamente dai Piani Bio e non te ne pentirai. Cibo biologico. So che alcune persone hanno comprato le sue farine e non hanno avuto alcun tipo di reazioni, diciamo così, a sostanze, quindi penso che, essendo un'azienda biologica, ovviamente, come dice anche lo spot, non fa uso di pesticidi e queste cose qua, quindi cibo super top, genuino come i nostri nonni producevano la situazione. Se visiti il sito trovi tutte le informazioni. Aspetta, mo ti copio il link del sito, così magari gli dai un'occhiatina. Oh, chissà che fanno, scarica. Ah, si è bloccata la si è bloccata un'altra volta. Mannaggia, si è bloccata. Facciamo scarication qui. Allora, un attimo solo che ti metto il link del sito internet, così ci dai un'occhiatina. Allora, quello specializzato farro, ceci, lenticchie, un attimo solo e sono subito da te e ti aggarbo subito, caro John. Ecco qua. Allora, vediamo un po' se è corretto.
fatto. Allora, link. Allora, un attimo solo, ma vediamo un po', eccolo qua. Allora, ti mando subito il link, vi mando subito il link nella chat, sperando che funzioni. Ecco, il presidentissimo è un altro amico che ha già provato. Allora, ma il sito è down? C'è sta KO? Mi sa che il sito non funziona. Devo avvisare Giglio. Ah, no, no, funziona. Ecco qua. Allora, eccolo qua. Questo è il sito internet. Ci trovi di tutto, c'è la storia, i prezzi sono ottimi, considerando che è cibo biologico, quindi parliamo di produzione propria, parliamo di comunque di prodotti fatti veramente con un criterio biologico, quindi parliamo di come i prodotti poi li producevano e come li producono poi secondo una tradizione, ecco, che non a caso l'azienda agricola è biologica. Allora ragazzi, io approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete passati a salutarmi. Ringrazio naturalmente Moreno per essere passato in live, ringrazio l'amico John 90 che è passato a salutarmi, ringrazio naturalmente il presidentissimo La Zappa Storta per essere passato a salutarmi, lo ringrazio ovviamente per il tifo che ha fatto, ringrazio tutti quanti voi che siete passati in questo canale a guardarmi, ringrazio anche i bot di Twitch, ringrazio tutti quanti voi che guarderete questo video sia su Twitch che su YouTube. Come sempre, come anticipato prima, vi ricordo che nella descrizione del video troverete il link per acquistare il vero cibo biologico italiano direttamente dall'azienda agricola I Piani Bio. Troverete anche i link per seguire i miei canali social, un link che vi permetterà di acquistare Filmora scontato del 5%. Grazie John. Sottolineatura 90, sottolineatura appena usato, 5 bit per fare il tifo. Grazie. Grazie John, grazie. Grazie per il sostegno e ringraziamo anche l'amico John. Dicevo, trovate anche il link per acquistare Filmora, che è un software che vi permetterà di creazione dei video, quindi video editing, ma troverete anche diversi prodotti per PC, Mac, ma anche per applicazioni per device, quindi dispositivi mobili. Mi sembra di aver detto tutto, quindi come faccio di consueto ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi naturalmente che avete guardato questo video. E per voi amici di YouTube, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, attivate le notifiche, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se volete consigliarmi qualche mod. Quindi rifacciamo il giro di saluti, ringrazio Moreno, ringrazio John per essere passato a salutarmi, La Zappa Storta per essere passato a salutarmi, vi ringrazio naturalmente John e La Zappa Storta per il sostegno al canale, per averci offerto una bella carica caffeina, ringrazio tutti quanti voi che vi siete iscritti e che vi iscriverete quando sono offline, e come di consueto
Grazie mille a tutti. Thank you so much. E state con buono a you. Vai regia, vai con la spot. Pendicola bio, i piani. La genuinità. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.